Il 25 aprile non è soltanto un esercizio mnemonico temporale, un qualcosa di più. È un ricordo, e questa volta sono 74 anni, di un evento storico che ha segnato in maniera significativa le sorti del nostro paese. Qualcuno, dal punto di vista storico, l'ha definito un secondo risorgimento italiano, se ci pensiamo bene, così è stato. Dopo un periodo di guerra atroce, fraticida, con morti, milioni di morti e gente che ha vissuto le sofferenze più amare, il 25 aprile rappresenta il punto di svolta, la liberazione e il cammino di un popolo verso una libertà, ma verso la ricostruzione di un proprio tessuto sociale, di un proprio Stato, con l'elaborazione della propria Costituzione, ancora oggi vigente, che detta la nostra vita, detta la nostra organizzazione sociale e anche strutturale, tecnica e della nostra Repubblica. E io mi auguro che da un momento di difficoltà indiscutibile che vive oggi l'Italia, grazie al lavoro di tutti, al lavoro di quelle persone che credono in questi ideali che noi oggi stiamo ricordando e commemorando questi uomini che l'hanno portata avanti, possa insieme in futuro far vivere alle nuove generazioni un altro risorgimento che è sempre più necessario e che mi auguro arrivi presto, ma questo dipende da noi. Allora, il tenente colonnello Filippini Paolo è il classico ufficiale che ha fatto la gavetta. Che significa ha fatto la gavetta? Che è venuto dal basso, quindi è partito dal grado più basso e è arrivato appunto a diventare tenente colonnello. Lui si è arruolato il 20 gennaio del 1981 e è diventato paracadutista militare il 20 marzo del 1981. Nel 1984 vince il campionato militare tosco-emiliano del tetratlon e si piazza secondo assoluto nella Challenge Internato. Nel 1992 pubblica la sua tesi sul paracadutismo sportivo con titolo Vivere con stile e precisione. Nel 1993 transita nella categoria ufficiali dopo aver indossato per un anno anche il grado di maresciallo. Da maggio a ottobre del 2001 allena la nazionale militare di paracadutisti degli Emirati Arabi Uniti, ottenendo in solo 6 mesi il miglior risultato di squadra degli ultimi 26 anni. Nel 2014 assume il comando della squadra di paracadutismo dell'esercito italiano. Nel 2015 l'AMTI gli affida la realizzazione del tricolore di 1000 metri quadrati. Lascia il servizio il 31 gennaio del 2017. I suoi principali risultati agonistici sono pluricampione italiano individuale, pluricampione del mondo a squadre, pluricampione del titolo del mondo individuale, e pluricampione dei 2 record del mondo degli individuali. Devo ringraziare il colonnello Filippini. Il colonnello Filippini è un campione del mondo di questo sport, è molto molto quotato, bravo e ancora in campo per effettuare gare sportive di altissimo livello. È un onore e un piacere ospitarlo qui oggi ad Avezzano. Non è stato facile portarlo, però grazie al lavoro dell'associazione Panfilo De Angelis siamo riusciti ad averlo qui oggi con noi e vedrete che sarà uno spettacolo molto bello e particolare. Ricordo il nostro presidente della sezione di Ancona, direttore di lancio, un DL e un istruttore di paracadutismo. Ah, qua, Andrea. Bravo Andrea. Grazie. Il colonnello fa parte della sezione di Massa Carrara. Sta cercando di
recuperare un pochino. Eccolo, siamo quasi. Eccola qua. Bellissimo. Ecco a voi il nostro colonnello Filippino. Eccolo qua. Perfetto. Thank you.